Sono Alberto Ricca e dal 2017 sono uno dei docenti di IED Sound Design Milano. Mi occupo sia di tecniche performative, che è il corso che avrà un output oggi per Fragile Surfaces, e anche di sintesi invece al primo anno. Sono Paolo Quadrelli, mi occupo di musica e suono applicato in ambiti installativi, espositivi e audiovisivi legati al mondo del design, della moda e della comunicazione. IED in queste due serate presenta qui alla Fabbrica del Vapore, all'interno della rassegna Dialoghi Sonori, una serie di performance legate alla relazione tra intelligenza artificiale e creatività. Questo progetto, nato dallo stimolo della collaborazione Fragile Surfaces tra IED e Art Tribune, ha fatto lavorare gli studenti per alcuni mesi allo sviluppo di performance personali e creative su questo tema molto discusso. Io sono Cristian Galdini, lui Elia Tamanza e lui Francesco Guida, e siamo studenti di sound design del secondo anno allo IED. Nella nostra performance abbiamo voluto cercare di trasmettere le nostre sensazioni che proviamo in relazione all'intelligenza artificiale, quindi curiosità, ma a volte anche paura, ed inoltre cercare di trasmettere la relazione tra uomo e macchina. Siamo Marina D'Alessandro, Vanessa Grilli e Sebastiano Mura. Siamo allo IED perché siamo tutti appassionati alla musica per motivi diversi e portarla poi effettivamente anche nell'ambito lavorativo. Per la performance abbiamo anche collaborato con degli studenti di video con cui ci siamo trovati molto bene, perché alla fine ci siamo scambiati idee, abbiamo capito effettivamente come portare e come sviluppare al meglio questa performance sia per noi che per loro, capendo un attimo anche noi che tipo di visual volevamo e loro come potevano effettivamente garantirci il risultato che noi ci aspettavamo, insomma. Ciao, mi chiamo Ilaria Braccialini, sono al terzo anno, ormai prossima alla laurea, al corso di video design allo IED di Milano. Ho iniziato questo percorso di studi perché ero una semplice videomaker e amavo il cinema, invece poi ho scoperto il mondo della videoarte e tutti i risvolti che può avere. Penso che le persone dovrebbero venire qui questi giorni per vivere un'esperienza molto fisica di ascolto della musica e totalmente immersiva nella visione di immagini. Nella formazione degli studenti è veramente importante che siano messi di fronte tanto ad un concept che può essere quello che poi un committente gli porrà di fronte nella vita reale, sia ad una sfida come quella effettivamente di confrontarsi col pubblico e con il palco. Questi sono gli insegnamenti più importanti che gli diamo.